Bene, allora parliamo di sperimentazione vocale nei percorsi di canto. Che cos'è la sperimentazione vocale? Allora, intanto io sono Donatella Bartolomei e la sperimentazione vocale è uno dei linguaggi per me più interessanti. Infatti io ho fatto e continuo a fare progetti, registrazioni, album, esperienze dal vivo, eccetera, eccetera, di sperimentazione vocale, ovvero la libera vocalità espressiva che non si limita alla struttura canzone, che quindi può essere nella musica, può essere nel teatro, nella lettura. Io unisco tutti questi aspetti, addirittura non lavorando soltanto su vocalizzi o sul nostro linguaggio, ma su quelli che io chiamo linguaggi arcani, eccetera, eccetera. Comunque, chi mi volesse conoscere, se fa delle ricerche su quelli che sono i miei lavori vocali, trova un mondo. Per quanto riguarda l'insegnamento del canto, io sono insegnante di canto tra le mie varie competenze, mi piace, diciamo, mettere la sperimentazione vocale anche nei corsi di canto normali, cioè più normali, non mi piace il termine normale, ma per capirci, nei corsi di canto, diciamo così, più consueti e tradizionali, anche per principianti, persino per persone che non hanno neanche tante ancora competenze, capacità, esperienza dal punto di vista dell'uso della voce a livello tecnico canoro, men che meno che evoluto. Perché? Perché la sperimentazione vocale, il giocare con la propria voce, giocare con l'effettistica, giocare con delle basi sonore fatte non di struttura, ma fatte di emozioni, di musica ambient e di altri tipi, diciamo, di sonorità elettronici, eccetera, eccetera. Questo porta all'aspirante cantante a fare delle esperienze che sbloccano completamente da quella che è la mentalità del compitino. La mentalità del compitino, dell'esecuzione forzata, dell'imitazione dello stile altrui, del seguire delle regole e degli schemi, magari anche commerciali, che vengono proposti nel proprio tempo e nel proprio contesto. Niente di più lontano da tutto questo, quindi è fondamentale, diciamo, per ognuno riuscire a sganciare da quelle che sono tensioni, paure, rigidità. Ecco, tutte queste, tutto il lavoro sperimentale porta anche a livello di studio a essere un mezzo contro la rigidità, fondamentalmente. E io nella mia esperienza con i miei allievi trovo, e ho sempre trovato, che sia un mezzo veramente molto utile e molto buono, che ho sempre visto dei risultati eccellenti ed eccezionali nel fare lavorare a livello sperimentale anche persone che non sono per niente interessate alla sperimentazione e che ancora non hanno delle competenze canore avanzate. Sembrerà incredibile, sembrerà assurdo, sembrerà strano, ma io vi assicuro che è assolutamente così. Quindi io invito tutti coloro che desiderano studiare canto a non affidarsi a dei percorsi esclusivamente rigidi. Anch'io lavoro sulla tecnica vocale, anzi, il mio approccio verso gli allievi della tecnica vocale è un approccio sempre comunque molto specifico, avanzato, dettagliato, approfondito, che punta all'eccellenza di tecnica, non certo a delle vie di mezzo o a dei compromessi di basso livello, questo mai. Però c'è anche tutto un aspetto creativo in cui si sciolgono, si lasciano andare le tensioni e si lascia libera la propria voce. E questo serve anche per trovare le vere e proprie capacità e predilezioni anche espressive. Questo serve per riuscire in qualche modo a rompere quello che è spesso una sorta di timore reverenziale che si ha verso la canzone o peggio la canzonetta. E tutti possono approcciare un percorso di sperimentazione con un insegnante che è capace di fare queste cose. Nel mio specifico è il mio pane, quindi io invito sempre a rivolgersi a me per questo genere di cose. Poi è chiaro che se uno è appassionato già di sperimentazione, meglio ancora, ma
Ma io ora sto parlando proprio di persone che magari non hanno questa passione e non sanno neanche di cosa si sta parlando e scopriranno invece uno sblocco, un mezzo per sbloccare in modo totale le proprie tensioni, i propri limiti. Fermo restando che ci tengo a sottolineare che lo studio della tecnica vocale per chi vuol cantare è assolutamente fondamentale. In un'epoca in cui si gioca facile un po' su tutto, si vuole tutto e subito, ci sono un sacco di insegnanti che non propongono neanche dei veri e propri percorsi di tecnica, ci sono insegnanti che fanno credere che studiare canto sia fare karaoke, cantare due canzonette sulle basi, stai studiando canto, niente di più falso. Il lavoro dello studio del canto è uno studio continuo nel tempo e anche serio su quella che è la tecnica vocale, la costruzione della tecnica vocale. Però questo deve essere, non può non essere affiancato a tutto un aspetto creativo e liberatorio, assolutamente, perché il genio poi verrà fuori soltanto da quella che è la creatività. Ovviamente io parto da presupposti e punti di vista che non sono mai commerciali e non sono mai mainstream. Questo sappiatelo se desiderate rivolgervi a me. Non sono una che spinge gli allievi a fare i talent e tutta quella spazzatura. Ecco. Io vi ringrazio e un saluto da Donatella Bartolomei.